A noi fa sempre piacere discernere il politico dalla donna che è in politica, è più attraente, quindi di conseguenza ci rende più agevole l'intervista. Presidenza della provincia, i problemi sono forse maggiori anche rispetto a Cosenza, perché la natura geomorfologica del territorio di Catanzaro è ancora più triste, più piagata, più ferita. Occorrono interventi urgenti nel breve periodo, ma anche per il lungo periodo, perché gli interventi brevi durano poco, mentre il risanamento, come Fortunato diceva, che era Calabria uno sfasciume pendolo sul mare, questo sfasciume prima o poi bisognerà risanarlo. Beh, la dimostrazione è che la natura risponde con quello che in qualche modo gli si dà, quindi dagli anni 70 ad oggi non sono stati fatti interventi idrogeologici seri per il nostro territorio, una Calabria che frana, una Calabria che brucia, una Calabria che, devo dire, è dall'emergenza rifiuti a quella della depurazione, fino ai fiumi, ai torrenti e ovviamente a quello che è un'alluvione, devo dire, importante, ma non stratosferica, ha dimostrato con un territorio con 409 comuni, tutti, e quando dico tutti, con ovviamente rischi altissimi rispetto proprio al sistema naturale. Beh, io ritengo che bisogna ripartire con delle regole, c'è stato un grande sforzo, vista la crisi economica in cui versa il Paese, e non solo il Paese, anche a livello internazionale, 40 milioni di euro che certamente non possono essere sufficienti ad affrontare le dimensioni di tutte le province. Io devo dire, da Presidente regionale dell'UPI, intendo parlare di tutto il territorio calabrese, perché altrimenti sarebbe scorretto in casa di altri parlare solo della mia provincia. La mia provincia ha avuto certamente degli enormi danni rispetto forse agli altri territori, avendo investito negli anni precedenti su cose che non sono visibili alla politica o che non rendono visibile la politica ma salvaguardano il territorio, abbiamo in qualche modo retto un po' di più. Ci sono situazioni gravi a partire dai fiumi e dai torrenti che credo per tutta la Calabria siano ad oggi la minaccia più grave. Il saccheggio delle risorse arenarie, sia per ciò che con fluviali e marittime, da parte dei cementificatori, ancora di più indebolito la struttura fluviale e marittima del paese, però si costruisce, non si pensa che saccheggiando di qua e riportando di là, poi i danni alla fine. Beh, i danni di una politica scellerata certamente che negli anni in Calabria si è consumata dal punto di vista urbanistico e sotto gli occhi di tutti, e speriamo che con i futuri piani territoriali di coordinamento che tutte le province stanno facendo si possa in qualche modo mettere in chiaro quali sono e di chi sono le responsabilità, ma programmare il futuro. Io credo che il saccheggio è dovuto al mancato controllo, c'è una legge che prevede che questo materiale può essere asportato dai fiumi e venduto, il problema è capire quanto se ne asporta e quanto se ne vende, capire dove prelevano per esempio tutte le imprese che fanno in qualche modo anche gli autospurghi per la depurazione, per i cementifici, certamente quanto notevolmente la depurazione, ma noi siamo in un territorio, quello cosentino, dove credo che in termini di rifiuti sia molto vicino ormai alla Campania. C'è la depurazione clandestina, c'è una, devo dire, una classe di dirigenti che in qualche modo negli anni hanno costituito tante scatole cinesi, ma soprattutto la mancata denuncia che credo debba venire fuori. Ci sono dei soldi che il governo puntualmente manda alla regione per la pulizia dei fiumi e dei torrenti, che non vengono trasferiti alle province che oggi hanno deleghe e competenze. Nelle deleghe e competenze allora accettate dai presidenti delle province c'era un accordo molto chiaro, e parlo del 2006, stipulato tra il presidente Loiero, il vicepresidente ex Nicola Adamo e gli altri rappresentanti istituzionali delle province. L'accordo erano fondi che il governo manda per la pulizia, fondi POR 2000-2006, forestali come risorse umane. In una regione dove ci sono tanti forestali sarebbe giusto metterli a disposizione delle province d'estate per gli incendi, d'inverno per la pulizia e la manutenzione dei fiumi e dei torrenti e per tutto quello che dovremmo fare costantemente. Guardi, glielo dico, basti pensare che noi investiamo molto adesso per ovviamente sanare i costoni che sono scesi, vi siamo passati sul cantiere della 3, sarebbe piantare il seme dell'alianto, che in Calabria è facile da trovare, una pianta fra virgolette invasiva che rende ovviamente il terreno con radici profonde e stabili, basterebbe fare solo questo per avere qualche tranquillità in più. Mi auguro che il futuro in qualche modo ci veda speranzosi e dignitosi. Un'ultima domanda, c'era l'economista democratico Galbraith che diceva per l'Italia una politica del tanto Stato, tanto mercato.
diceva del tanto Stato, tanto mercato, che l'eccesso di uno dei due avrebbe disarticolato territorio ed economia. Occorre equilibrio anche nelle forze. Occorre equilibrio. Economiche. Io sono molto legata a dei detti popolari, che ovviamente traduciamo nella lingua italiana: nero con nero non tinge, muro con muro non si sposta, lupo con lupo non si sbrana, ma oltre a questi c'è il troppo e come il niente. Io credo che in Calabria ci sia stato il troppo nelle cose sbagliate e il niente nelle cose che andavano fatte.